Trasferta vicentina per il Pescara, la vittoria col Gubbio di sabato e la sconfitta del Sassuolo nello scontro diretto col Padova potrebbero spianare la strada alla banda di Zeman, che si presenta con Togni e non Verratti a centrocampo. Brosco sostituisce lo squalificato capuano Tridente solito, anche se Immobile non è al meglio. Subito pericoloso ha bruscato l'uomo più temuto almeno alla vigilia dal Boemo e sua la punizione da posizione centrale, conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Anania. Vicenza positivo in avvio, ha bruscato ancora lui, fermato in offside, ma ha torto il guardalinee e sale male la difesa del Pescara che tira un sospiro di sollievo. E allora sale in cattedra Luca Anania, testa di Gavazzi da ottima posizione, la risposta da fenomeno dell'estremo difensore biancoazzurro. Dopo aver subito, la squadra di Zeman si affaccia in maniera pericolosa dalle parti di Frison. Immobile vede e serve Insigne a centro area, palla sul destro che esce davvero fuori di un soffio. Ma il Vicenza sa sfruttare il piazzamento non perfetto della linea difensiva del Pescara, ancora abbruscato brucia tutti. Balzano lo rincorre, il servizio per Botta, colpo sicuro, Anania compie un altro miracolo, poi la scivolata di Gavazzi finisce al lato e c'è subito la risposta. Gessa attende Sansovini che arriva a rimorchio velocissimo, assist preciso, erroraccio del numero 9, colpito male il pallone che finisce altissimo. Disperato Sansovini, era una buona opportunità. Partita aperta, ancora Gavazzi, occhiata al centro, traversone teso, Soligo si inserisce tutto solo, mira imprecisa. Al 37esimo Cagni deve rinunciare a Zanchi, infortunato l'ex juventino, al suo posto entra con il numero 44 Augustin. Baratta dal via al secondo tempo, nessun cambio per Zeman che avrà modo di mettere mano alla panchina più tardi. 53esimo arriva il primo giallo per Togni per il fallo su Paro, provvedimento che costerà caro al brasiliano. E la beffa è che dal piazzato proprio Paro trova una traiettoria impossibile per Anania. Barriera scavalcata, pallone che si insacca. Vicenza in vantaggio, primo gol in stagione per il centrocampista di Asti. Cagni si copre, fuori Bariti, dentro Mustacchio, ma piove sul bagnato in casa Pescara. Ancora Togni trattiene Gavazzi, becca un altro giallo e il conseguente rosso. Bianco-azzurri in 10, sotto di una rete e con ancora 28 minuti da giocare. Ma come contro il Gubbio in 10, il Delfino si esalta, Insigne prende palla e fa tutto da solo. Si accentra, scarica un destro verso Frison che ribatte la conclusione del campano. Zeman ridisegna la squadra, 67esimo cambio triplo per il Boemo, entrano Petterini, Soddimo e Verratti, fuori Sansovini, Gessa e Zanon. Subito Petterini mette al centro dalla sinistra ed è dubbio il tocco col braccio destro di Martinelli in anticipo su Insigne. Cagni al 74esimo butta nella mischia Paolucci, ma è sempre Pescara, Immobile, defilato, suggerimento arretrato al limite dell'area dove trova sempre Insigne, sfera strozzata, Frison la controlla, finire sul fondo. Vicenza però al minuto 85 ad un passo dal raddoppio, proprio il neo entrato Paolucci da sinistra, Anania con una mano la tiene ed è un intervento l'ennesimo ancora più importante perché arriva immediato il gol del pari, cascione per Soddimo, occhiata del romano a Balzano, poi prova direttamente il destro, Martinelli col piede tocca il pallone, quel tanto che basta per renderlo imparabile, Frison non può nulla, esulta Soddimo, pari meritatissimo. Consegna l'1-1 che il Vicenza non scalfisce nemmeno con questo corner che mette i brividi ma esce. Finisce 1-1 e con la sconfitta di sabato del Sassuolo il Pescara è ora secondo solitario in classifica. Il distacco col Torino si è dilatato, è vero, e ora è arrivato a 5 punti. Ma per la seconda volta consecutiva questa squadra gioca in 10 uomini e trova la forza per andare al gol. 33 punti in 17 giornate, insomma, non arrivano per caso.